Jacopo Giacchetti, grazie Jacopo per essere qua con noi. Una partita in cui Venezia è partita veramente male, però poi ha saputo ritrovarsi nelle cose che sa fare meglio, forse. Attaccare il canestro, grande aggressività e anche intensità difensiva ha trovato. Sì, abbiamo iniziato veramente molli, abbiamo fatto i primi 20 minuti dove alla fine anche in difesa non abbiamo concesso tantissimo, però il problema è stato sicuramente l'attacco dove non riuscivamo a fare la nostra pallacanestro, abbiamo segnato pochissimo e niente, nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, avevamo voglia di tornare a giocare come sappiamo, siamo stati nettamente più aggressivi sia in attacco che in difesa e abbiamo fatto anche canestro, perché poi alla fine quando uno gioca con più aggressività, più velocità, anche i tiri diventano un po' più semplici. Ecco, ti chiediamo, com'è andata la coabitazione con Luca Vitali in cabina di regia? Vi siete trovati benissimo, tra l'altro ti ha trovato un paio di volte libero sull'arco e se posso ti abbiamo visto anche molto in forma dal punto di vista atletico, confermi di stare benissimo? Sì, no, mi sento bene, con Luca alla fine insieme possiamo giocare benissimo anche insieme, ci conosciamo da tanto, abbiamo giocato insieme in nazionale a Roma e quindi nessun tipo di problema, sappiamo, cioè ci basta uno sguardo per capirci, quindi credo che anche questo aiuti la squadra, quindi siamo felici di questa vittoria, niente, bisogna continuare su questa strada. Senti, com'è stato lavorare una settimana comunque particolare con la consapevolezza che non avreste avuto in campo il capitano Rosselli e anche con voci piuttosto forti, almeno a leggere i giornali locali, di possibili cambiamenti anche all'interno del roster? Tu ovviamente non eri compreso, ma comunque una squadra quando c'è una situazione del genere qualcosa scatta oppure no? No, sicuramente dopo la partita con Sassari tutti volevamo fare qualcosa in più. In più poi tutte queste voci, l'assenza di Guido che per noi è veramente importante, oltre ad essere il nostro capitano è un giocatore fondamentale per il nostro gioco, sicuramente ha pesato un po' su tutti, ci siamo guardati un po' in faccia e siamo questi e giochiamo, volevamo sicuramente i due punti, niente, cerchiamo le voci di lasciarle fuori dallo spogliatoio, noi pensiamo a giocare partita dopo partita, sappiamo che con Sassari abbiamo fatto 37 buoni minuti, poi alla fine abbiamo perso anche per bravura loro, perché alla fine hanno fatto 10 triple nel quarto quarto, quindi sicuramente non solo per demeriti nostri, però alla fine senza Guido oggi abbiamo dato dimostrazione anche chi aveva giocato un po' meno, ha avuto più responsabilità e niente, questa è la strada, bisogna lavorare, giochiamo una volta a settimana, abbiamo tutta la settimana per lavorare e farci trovare pronti la domenica. Sì, no, sicuramente, ma i primi a essere non felici eravamo anche noi. Sicuramente l'allenatore ha cercato di spronarci, però anche noi, cioè, guardandoci in faccia, era troppo brutto per essere vero. Cioè, abbiamo fatto, credo, 22 punti, cioè una roba con una squadra come la nostra che alla fine ha talento, abbastanza talento per far punti. E quindi eravamo noi i primi a essere arrabbiati, ci siamo guardati in faccia e detto non possiamo continuare così, abbiamo riniziato a fare la nostra pallacanestro, purtroppo abbiamo regalato i 20 minuti, però siamo stati bravi nella reazione a fare un ottimo secondo tempo. Grazie Jacopo. Grazie a voi.